Fammi sbirciare. Acceso? Va? Sì. No, ma te non ci sei, sei qua. Bene, rientriamo in sala, siamo al sesto livello, blinds 300-600 ante 75, sono pochi i player out, ma purtroppo uno di questi, al momento almeno, è Daniele Guidetti. Capita. Capita? Che è capitato? È capitato un po' di mani sfortunate, cioè tutte le mani sfortunate, nessuna fortunata, quindi se la matematica non è un'opinione... Che, e non lo è. Non lo è, ci ha rovinati, ho spinto un po' perché c'è la possibilità della tipologia del torneo per poter rientrare, allora ho deciso di spingere un po' per ora raddoppiare o tornare a fare il rientri. Quindi ci sarà il rientri, tu ne usufruirai tra poco quando ti chiamano. Sì, appena Bojan deciderà di chiamarmi torneremo ai tavoli. Più incazzato di te. No, speriamo più fortunato, ecco, di prima. Va bene, grazie. Grazie. Ciao. Bene, e se andate sulla nostra pagina Facebook potete ovviamente vedere il chip count costantemente aggiornato, che vede al momento in testa Vincenzo Eppolito con 207.000 chips, secondo Alberto Rossi con 172.000, terza e prima delle donne Margherita Ricciardi con 140.000. Sempre nelle prime posizioni della classifica potete trovare Salvatore Pengue, Fabio Maggi, Tiziano Di Romualdo, ricordiamo vincitore del primo Rimini di quest'anno, Cristian Cagliumi del Nero di Picche, Andrea Iocco che abbiamo sentito prima e anche Elisa Fabbri, che sentiremo più tardi se riusciamo magari a prenderla già adesso, non credo, perché siamo dall'altra parte della sala, il nostro cameraman Luca Barbi sta facendo vedere una videata della prima panoramica di quella che è oggi la Perla Poker Room, ricca di giocatori da ogni dove, diciamo, e approfittiamo magari di essere qui in zona per scambiare. Guarda, sì, Luca, prendiamo un altro dei loschi figuri che così bazzicano da queste parti, Andrea Torri. Copri il nome. Buonasera, salve a tutti, come andiamo? Tu ormai un sacco di brutta gente. Sì, anche lui, vivete qui entrambi. No, sì, mi sto facendo insegnare un po' qualcosa perché ultimamente... Da lui? Sì, sì. Per uscire prima. Per uscire prima, chiaramente. Sta qua a perdere tempo due giorni, ho detto esci subito. No, ma perché a noi ci piace riscriverci. Sì, no, anche tra l'altro ci chiedevamo infatti dove fosse perché vi cercavamo. No, lui ha provato e ha detto che gli è andata la sua sfortuna. Scusate, ma capisco che la sfortuna a volte io ci sto provando qualcosa, mi riesco a far passare qualche cosa. No, adesso vi dico la verità, passare. Lui non gioca una mano, per forza non esce, però non paga di più se gioca anche una mano in più, non l'ho ancora capita, cioè l'iscrizione è unica. Beh, quello che vinco che te sei uscito prima è già per me abbastanza, io già vinco. Ah, è vero, è vero. Ci abbiamo scommesso un caffè. Ah, avete una last longa così? Sì, un caffè. Corretto. Simone come è messo? Simone è messo bene. Bello. Sì, come sempre. Ah, il carne. 120 kg. Poi noi ci rivedremo perché mi dovete raccontare un po' di cose voi due. Sì, ovviamente sì. Non anticipiamo nulla. Ci facciamo venire. Pensa che appena esce Andrea. Quando ho incontrato Simone quest'estate mi ha detto: sono al matrimonio di Daniele e Andrea. No, aspetta, lui ha detto, cioè Daniele e Andrea sono andati a sposarsi a Las Vegas, che in Italia non si può, ma infatti io ho capito così. Ho detto, no, non è vero. Però Daniele fa il marito. Quelli io solo non so come, non ci voglio sentire. Grazie. Bellissimo, bene. Grazie, ci vediamo dopo, buon proseguimento. Noi facciamo ancora un giro per la sala in questo ancora piccola parte di collegamento che abbiamo a disposizione. Guarda, visto che siamo qui, io devo 4 che secondi? Ah, 4 minuti ancora? No, li abbiamo fatti 4 minuti. Fammi per favore giusto una breve impressione. Intanto non sta giocando, abbiamo niente poco di meno che è il fratello di Domenico. Ormai sei il fratello di Domenico. Sì, ormai sì. Da tanto che sono il fratello. Sì, no, ma adesso ti conoscono tutti, visto che tuo fratello è diventato molto famoso. L'ultima uscita che ha fatto è stato spettacolare. Ma tu quello conosci meglio di noi, insomma, come hai preso questo suo slancio emozionale nel fare l'attore? Non me l'aspettavo, ma diciamo che è stato molto, cioè, molto bravo, elegante, cioè, ha fatto una bella action. Sì, anche perché essendo uno spot muto, non dovendo parlare, diciamo, era pane per i suoi denti. Perfetto, sì. Perfetto. Sì. Grazie. Niente.
Bene, se avete visto lo spot del suo fratello, che ha partecipato assieme a Claudio Caffarella e Alistair Plenizio, se non l'avete visto andatelo a vedere sul nostro sito sharkevents.it, trovate tutti i link, soprattutto pagina Facebook Shark Bay Poker Events, con il chip count costantemente aggiornato. Per quanto riguarda noi, ci vediamo più tardi per un nuovo collegamento della sala, un nuovo aggiornamento per tutti quanti voi. A dopo.